Allora, siamo con la deputata nazionale, comunque portavoce del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, alla quale noi poniamo una domanda molto semplice. Il PD in questi giorni è imploso, è un dato di fatto incontestabile. Alla luce di questa implosione del partito e della poi variegata miriade di satelliti che si stanno creando, ancora in fase di stabilizzazione, il Movimento 5 Stelle dovrà adesso adeguarsi a questa nuova situazione parlamentare. Come si adeguerà? Quali contromisure eventualmente è in grado di prendere o vorrà prendere? E quali, secondo Azzurra Cancelleri, saranno le prospettive, almeno a brevissimo termine? Quello che sta avvenendo all'interno del PD è quello che noi avevamo già visto e vissuto in questi anni di legislatura. Il PD è frammentato da sempre, non riesce mai ad avere uno spirito di unità, e questo noi lo vedevamo perché nei vari provvedimenti, pur di riuscire a tenere la maggioranza, si instauravano dei giochini, diciamo, di scambi quasi di favori tra le varie correnti, per arrivare appunto al voto di fiducia garantito al governo. Cosa succederà adesso? Secondo noi succederà quello che è sempre accaduto in questi anni, cioè continueranno a minacciarsi l'uno con l'altro per ottenere quello che in quel determinato provvedimento interessa. Un esempio su tutti: la legge elettorale, dove nessuno andava a valutare il merito della proposta, ma tutti pensavano a cosa inserire per agevolare se stessi, quindi se inserire la coalizione, se inserire il premio di maggioranza, se inserire le preferenze oppure le nomine di partito. Continuerà esattamente a livello parlamentare quello che è avvenuto fino ad ora, però prima si chiamavano PD, ora saranno PD e DP. Poi cosa intendiamo fare noi? Diciamo, quello che noi facciamo, che abbiamo fatto e continueremo a fare, è quello di dimostrarci per quello che siamo, cioè un movimento unito dove non esistono le correnti. Perché? Perché siamo tutti uniti non da interessi personali, ma da dei valori. Allora, quando tu hai in comune i valori, non ti puoi dividere, puoi avere delle visioni diverse su come raggiungere l'obiettivo, però poi l'obiettivo da raggiungere è comune a tutti, perché i valori che vuoi portare dentro le istituzioni sono comuni a tutti. Quindi all'interno del nostro movimento, nonostante ci siano persone di destra e di sinistra che hanno passati politici opposti, noi siamo sempre uniti, perché discutiamo all'interno dell'assemblea, però poi uniti dal nostro obiettivo comune riusciamo a raggiungere ad raggiungere la quadra e a votare tutti unitariamente. Cosa intendiamo fare rispetto agli altri partiti? Quello che abbiamo fatto in questi anni, cioè continuare a dialogare con i cittadini, continuare a dimostrare la differenza tra noi e il sistema partiti, e lavorare ancora di più per ottenere sempre più l'appoggio delle persone, la collaborazione delle persone, il sostegno delle persone, arrivare a governare finalmente questo paese e quindi andare a inserire quegli strumenti che servono per riportare l'Italia ad essere un paese civile. Un'ultima domanda sulla risposta che ho ricevuto. Secondo voi, secondo lei, quindi secondo il movimento, le elezioni al 2018 sono più probabili o meno probabili oggi? Purtroppo secondo noi sono molto probabili, però lo abbiamo pensato fin dal primo momento, perché un po' per la famosa pensione barra vitalizio, perché ormai è una pensione, però essendo comunque un privilegio potremmo anche continuarlo a chiamare vitalizio, un po' perché questo spirito di questa divisione all'interno del PD non li rende in una situazione favorevole al momento ad andare al voto, quindi non è il momento ideale per loro, e quindi un po' l'unione di tutte queste componenti ci aveva già fatto pensare che saremmo arrivati almeno dopo settembre. Ora ne abbiamo quasi la certezza. Noi continueremo a pressare per andare al voto il prima possibile, perché questo governo Gentiloni è praticamente un governo finto. Cioè noi non stiamo, già il Parlamento lavorava pochissimo, adesso noi stiamo lavorando veramente poco, vengono calendarizzate mozioni del primo anno di legislatura, magari mozioni che hanno perso anche l'interesse dell'oggetto, oppure delle mozioni che sì, riguardano temi di attualità, ma sono assolutamente superflue. Quindi è un governo finto, il nostro paese
paese non si può più permettere di avere un paese che non governa, che non decide, e quindi noi continueremo a pressare affinché si vada al voto il prima possibile.